ti ringrazio della presenza, ti ringrazio dell'invito. In realtà, come potete immaginare e come forse penso che abbiate visto già negli incontri precedenti, ecco, se posso in qualche modo così, pensare al modo in cui si sono svolti, non è per niente facile affrontare lo spirito, la natura della filosofia in questi modi così generali, no? Soprattutto perché appunto interrogarsi sullo spirito e sulla natura della filosofia in quanto tale, cioè senza entrare o entrando in ogni singolo problemi specifici, significa in un certo senso prendere posizione, no? Prendere posizione nel senso che bisogna dire perché si crede o non si crede la filosofia, appunto, quale si pensa che possa essere o non essere il suo scopo. E questo qui forse ha un peso particolare per chi, appunto, come me, come le persone che avete ascoltato prima e come tante altre, in un certo senso sono riuscite in maniera più o meno felice, appunto, a trasformare questa passione anche nel loro lavoro, nella loro professione. Ecco, però in un certo senso non voglio sottrarmi, ecco, a questa provocazione, e allora cerco di interpretare appunto il titolo che mi è stato assegnato in una maniera abbastanza letterale, insomma. La missione della filosofia, se vogliamo utilizzare anche dei termini un po' più sobri, potremmo dire il ruolo della filosofia, la funzione della filosofia, che cosa ci sta a fare la filosofia nel mondo di oggi o addirittura nel mondo in generale. È evidente che rispondere a domande di questo tipo implicherebbe anche interrogarsi sulle innumerevoli variazioni che la parola filosofia ha avuto nella storia, perché si possono intendere tante cose differenti. Ancora oggi, a seconda del contesto in cui viene pronunciata questa parola, significa delle cose un po' diverse. Bene, però tutto questo non può essere fatto, quindi semplicemente do per nota e per condivisa una definizione un po' sfumata di filosofia, che più o meno coincide con quello che appunto che oggi si intende quando si insegna filosofia all'università, quando se ne parla nelle scuole, quando appunto questo termine entra all'interno del dibattito culturale. Ecco, bene, se vogliamo appunto cominciare a interrogarci appunto sulla questione del ruolo e dello scopo della filosofia, in realtà ci imbattiamo subito in un problema appunto che non è piccolo, e cioè con il fatto che, grosso modo, fin dalle sue origini, la filosofia è stata spesso pensata appunto come quel luogo, quell'ambito appunto dell'attività umana che per eccellenza non ha scopi, che per eccellenza non ha ruoli, che non svolge funzioni. Perché? Ma semplicemente perché svolgere una funzione, svolgere un ruolo, significa essere il mezzo per qualche fine. Se la filosofia però, molto spesso, fin dalle sue origini, è stata pensata come una particolare forma di realizzazione dell'umanità, è evidente che proprio appunto questa comprensione della filosofia in un certo senso la condanna a una felicissima inutilità. Ecco, l'affermazione spesso citata di Aristotele nella Metafisica: tutte le scienze sono più necessarie di questa, ma nessuna è migliore, dove ovviamente le due cose sono strettamente correlative, cioè proprio perché tutte le altre sono più necessarie, sono meno importanti, sono meno buone, sono meno di valore, semplicemente perché il valore appunto è individuato con ciò che rappresenta un fine ultimo,
Ecco, se filosofia significa realizzare proprio quella parte dell'umanità che è definita attraverso il desiderio della conoscenza, che è definita attraverso la capacità di comprensione, evidentemente proprio porre in quest'ultimo aspetto dell'umanità un campo assolutamente libero, quindi non asservito, non sottomesso a nessuna finalità esterna, a nessuno scopo, a nessun giudizio di utilità, di opportunità, di adeguatezza, no? Significa riconoscere proprio lì il meglio, appunto, che l'umanità può fare. Ora, è evidente che in giudizi di questo tipo, soprattutto quando provengono dalla penna, ecco, di uno come Aristotele, c'è una grandissima dose di aristocrazia intellettuale, cioè in fondo Aristotele, diciamo che tranquillamente pensa che soltanto pochi uomini possono realizzare la propria umanità e la possono realizzare appunto in una vita dedicata tutta intera al sapere e alla ricerca, bene, ma la maggior parte dell'umanità deve impiegare il suo tempo a sappare la terra, a lavorare, a sopravvivere in qualche modo, se non addirittura a lavorare, va bene, senza libertà per coloro invece che possono usufruire di questa libertà umana. Ecco, però, pure tenendo conto di questo, in realtà poi si vede che nella storia della filosofia, o se preferite anche nella storia dell'umanità, ci sono stati anche altri modi di concepire questa inutilità, va bene, che di per sé non sono dei modi che sono rimasti appunto sottomessi a questo spirito aristocratico. E questo accade semplicemente quando la filosofia viene intesa non più semplicemente come un ambito di ricerca intellettuale, ma come in misura più ampia un ambito di realizzazione dell'umanità, che può diventare del tutto indipendente allora dal lavoro che si svolge, dal modo di vita che si segue, no? Questo avviene per esempio nello stoicismo, che per dire una battuta della filosofia, in cui sia l'imperatore sia lo schiavo, va bene, possono realizzarsi allo stesso modo, cioè sia Marco Aurelio sia Epitteto possono realizzarsi allo stesso identico modo, con una stessa identica tensione morale, va bene, che rappresenta appunto questo spirito libero, inutile della filosofia, però appunto non interpretato in una maniera aristocratica. Ecco, e vedete che in un certo senso una definizione di inutilità della filosofia come questa, in un certo senso potrebbe far finire il discorso qui, no? Cioè potrebbe semplicemente farci dire, beh, in realtà, se il termine missione della filosofia si identifica appunto con una ricerca della finalità della filosofia, la domanda è falsata all'origine, o per meglio dire, può ricevere soltanto una risposta negativa, nel senso che appunto della filosofia non ha finalità. E questo in un certo senso darebbe immediatamente una caratterizzazione molto nobile appunto della filosofia e terminerebbe il nostro discorso. Va bene, però non voglio finire qui, non voglio finire qui, perché in un certo senso appunto questo tipo di risposta pure se ha un senso, eppure se anche oggi può svolgere un ruolo importante, devo dire oggi in cui c'è una sorta di dittatura dell'utilità, no? Di imperativo del trovare lo scopo per tutto, va bene, anche appunto se oggi può svolgere questo ruolo, tuttavia assomiglia un po' a una risposta troppo breve, assomiglia a una risposta troppo breve perché evita di entrare nel problema che mi sembra che oggi sia molto più importante, dell'individuare, ecco, quella che potremmo chiamare la posizione della filosofia. Vabbè. Cioè, ammettiamo pure che la filosofia non abbia delle finalità, però sicuramente ha una posizione, appunto, nella cultura di oggi. Appunto, sono possibili tante posizioni nella
strutture di oggi, cerchiamo allora di immaginare quale possa essere, come dire, la più appropriata, la più buona appunto per la filosofia. Ecco, se proviamo allora a riaffrontare il problema da questo punto di vista, a me pare che immediatamente ci incontriamo con questo problema, e cioè con il fatto che, seppure con tante oscillazioni, ecco, però, grosso modo, nella sua evoluzione storica, la filosofia ha occupato una posizione sempre più difficile. E mi pare che questa difficoltà derivi in gran parte da una progressiva perdita di terreno che sicuramente la filosofia ha subito. Intendo dire, se noi prendiamo il termine filosofia nel senso di Platone o di Aristotele, è abbastanza semplice individuare che cosa significava. Cioè, significava tutta la conoscenza sul divino, l'umano e il mondano, più o meno. Cioè, teniamo fuori soltanto forse il campo della matematica, che aveva una sua certa autonomia, teniamo fuori il campo della medicina, che si stava rendendo un po' autonomo, tutto il resto tranquillamente poteva essere chiamato filosofia. E in questo, certamente, e anche appunto la grandezza di questo inizio, ecco, come Husserl scriveva nella crisi delle scienze europee, il fatto che in quel particolare momento storico sia cominciato questo ideale di sapere libero, va bene, che improvvisamente ha fatto esplodere questo campo di interessi che avrebbe poi dato la sua impronta, come dire, a un intero mondo, ma questo è certamente straordinario. Ecco, se è straordinario questo, certamente potremmo dire allora che è stato doloroso il fatto che la filosofia abbia perso terreno. Che intendo perso terreno? Diciamolo in una maniera molto rozza. Con l'avvento del cristianesimo perde molto terreno nel campo del divino. Certamente qui qualcuno potrebbe immediatamente replicare: beh, le cose sono differenti, perché il divino di cui parla la filosofia, appunto, è il divino nel senso della teologia razionale, che invece il divino, bene, di cui parla l'esperienza cristiana, è invece nel senso della rivelazione, o potremmo anche dire nel senso un incontro, di un'avventura storica. No, certo, questo è vero, e tuttavia è vero nel senso di una troppa semplicità, ecco, è vero nel senso di una troppa semplicità. Aristotele può tranquillamente chiamare la sua metafisica come teologia, va bene, come discorso su Dio, salvo che poi, se si va a vedere nel libro Lambda della metafisica, alla fine tutto ciò che è in grado di dire di Dio sono poche righe, insomma, sono poche righe. Quindi nel momento in cui si affianca un discorso differente, in cui così dire, il contorno, il volto, no, di Dio diventa infinitamente più vicino, più conoscibile, più oggetto della parola umana, è chiaro che questa funzione della filosofia al confronto impallidisce. La filosofia perde il campo delle scienze della natura, beh, questo con la rivoluzione scientifica. Anche questo potrebbe dire, ma non è esattamente la stessa cosa, non è esattamente la stessa cosa, perché le scienze della natura usano un metodo
quantitativo empirico che non è certamente quello della fisica di Aristotele, che non è certamente quello di una qualsiasi filosofia della natura, o qualsiasi cosa noi vogliamo intendere con filosofia della natura. Certo, è vero anche questo, però è anche vero che effettivamente tanti problemi che erano oggetto di discorso della filosofia semplicemente cambiano di terreno, no? Cambiano di terreno semplicemente perché ci si rende conto che non possono più essere oggetto di una qualsiasi filosofia della natura, appunto, che non faccia i conti con l'esperienza, con la misurazione. E insomma, con tutti i tentativi di recupero che giustamente possono essere fatti, per esempio del Timeo di Platone, della fisica di Aristotele, beh, insomma, è chiaro che nessuno oggi andrebbe a cercare una qualsiasi informazione fattuale sul mondo in quei testi. Più o meno contemporaneamente c'è l'autonomizzarsi della politica. Questo potrebbe dire, ma la politica era in realtà già campo della filosofia. Sì, però quando comincia a rendersi autonomo, per esempio Hobbes, in fondo quelli che vengono recisi sono recisi o reinterpretati in una maniera profondamente differente, sono i legami con il discorso etico. Legami con il discorso etico, quindi politica autonoma qui significa più o meno individuare delle regole del gioco che sono proprie, va bene, di quell'ambito e quindi che non si riconnettono o almeno si riconnettono in una maniera molto differente rispetto a prima, va bene, con il complesso del discorso filosofico. Che rimane? Rimarrebbe il campo dell'uomo, salvo che 800, 900 soprattutto e 2000 potremmo dire, le scienze umane entrano in gioco. Quindi certamente continua a esserci una antropologia filosofica, ma c'è anche una antropologia culturale, e c'è una sociologia, c'è una psicologia che non ha più niente a che fare con il De Anima di Aristotele. E ci sono le neuroscienze, sto parlando di cose degli ultimi anni, poi declinate magari nel senso della neuroetica, della neuroestetica, no? con legami quindi anche con una conoscenza scientifica, nel senso delle scienze empiriche, appunto della fisiologia umana. Bene. Una sintesi un pochino brutale, ecco, di questo tipo di evoluzione. In fondo che cosa lascerebbe concludere? Lascerebbe concludere che alla filosofia è rimasto ben poco come suo campo specifico ed esclusivo di indagine. Intendo dire che mentre ai tempi di Aristotele si poteva tranquillamente non sostenere chi parla di questo sta facendo filosofia, oggi no, bisognerebbe aggiungere appunto molte precisazioni per dire stiamo parlando di questo, ma in un senso filosofico. E a volte direi che anche evidente un certo atteggiamento quasi di autodifesa da parte dei filosofi. Autodifesa che consiste nel dire certo, di questo se ne può parlare in tanti modi. No, però io ne parlo a livello filosofico, no? Ci sono certi tic linguistici che si riconoscono subito, per esempio quando un filosofo in genere usa l'aggettivo ontologico è perché come dire, in realtà ha scarsi argomenti, bene, ma semplicemente vuol dire ma ho qualche diritto di parlarne, no? Scherzo
appunto su questo, e quindi qui sto tranquillo perché, perché Aristotele non si sarebbe mai sognato di dire che parlava di, dell'uomo a livello ontologico, cioè che l'uomo si parla a livello antropologico, non ontologico, l'ontologia è la dottrina dell'essere in quanto essere e basta, no? Però appunto quando invece un filosofo dice no, io ne parlo a livello ontologico, no? Vuol dire in fondo ne parlo in un modo tale che nessuno, no, nell'universo sarebbe, sarebbe capace di fare. Bene, allora a me pare che interrogarsi sul ruolo della filosofia, appunto, senza fermarsi a quella prima determinazione che sicuramente ha una sua importanza, cioè la determinazione dell'inutilità della filosofia, e invece cercando di entrare più nel concreto, appunto, della posizione della filosofia, significa fare i conti con questa perdita di terreno e cercare di capire, appunto, oggi, come dire, dopo essersi ridotta da grande impero a piccolo principato, no? Incastonato fra le montagne, appunto, che cosa si è rimasto di questo piccolo principato? E certamente qui le risposte che si possono dare sono tante. Vorrei provare ad accennare a quattro risposte, mettendole in un certo senso in ordine, e cioè andando verso quella che mi convince di più. Una prima risposta che si potrebbe dare è questa, e cioè si potrebbe dire, beh, ormai è appurato che la filosofia non ha oggetti propri, va bene, perché tutti gli oggetti di cui la filosofia tradizionalmente si è occupata in realtà oggi sono dominio appunto di scienze che si sono specializzate con il loro metodo. E attenzione che tutto questo certamente può essere presentato nella linea della perdita del terreno che ho detto prima, ma in un certo senso potrebbe essere anche rivendicata come uno dei grandi successi della filosofia, cioè il fatto che la filosofia che ha elaborato al suo interno l'idea di scienza, va bene. Certo, anche se l'idea di scienza non va confusa con l'idea della scienza quantitativa sperimentale, che è una parte soltanto di scienza. Comunque, il fatto che la filosofia abbia elaborato al suo interno, no, l'idea di scienza, e che poi sia riuscita quindi a far crescere degli ideali di scientificità che hanno resi autonomi tanti terreni, beh, questo potrebbe essere ritenuto anche un grandissimo successo della filosofia, no? Grandissimo, insomma, come rendere maggiorenni i propri figli, insomma, rendere maggiorenni i propri figli, in fondo. La scienza sperimentale, no? Moderna, non sarebbe immaginabile senza le spalle coperte dalla filosofia? Certamente no, anche se appunto poi il suo metodo, no? Il suo funzionamento è in alcuni punti decisivi profondamente diverso, però non sarebbe immaginabile, o le tante scienze dell'uomo non sarebbero immaginabili, o perfino un certo discorso teologico, no? In fondo sarebbe difficilmente immaginabile senza le spalle coperte da una certa idea razionale di Dio. Vabbè, questo è un discorso un po' più complesso, però lo accenniamo soltanto. Ecco, si potrebbe dire quindi, bene, in fondo è bene che la filosofia abbia perso tanto terreno, cioè l'abbia perso nel senso che un metodo si è sviluppato, più appropriato per i vari campi, ma questo non significa che la filosofia sia morta, perché la filosofia resta allora le questioni di metodo. Questioni di metodo. Cioè, resta quel livello che soltanto convenzionalmente noi possiamo ritenere implicito nei vari campi del sapere, ma che in realtà appunto
sta su un piano diverso, insomma la filosofia della scienza fa parte della scienza. Beh, potremmo anche dire sì, ma sarebbe puramente convenzionale questo sì, perché è chiaro che stiamo parlando invece di un altro piano. E in fondo, appunto, una meta-riflessione, come si usa dire, no? Che quindi individui di ogni campo i suoi limiti, le sue possibilità, e in un certo senso sappia anche stabilire i confini, certamente è importante. Potremmo dire, beh, alla filosofia, come dire, resta questo. Quindi la filosofia come un grande discorso sul metodo. In fondo già la filosofia moderna di Cartesio è cominciata con un discorso sul metodo. Kant scrive la critica della ragione pura, in fondo, seppure in una maniera profondamente trasformata, aspirava a scrivere un nuovo discorso sul metodo. Bene, vuol dire che la filosofia, anche appunto anche oggi, anche nell'età moderna, può vivere di questa tensione appunto verso il chiarimento del metodo. Risposta che non mi sembra sbagliata, appunto, ma che ho messo per prima perché non mi convince troppo. Non mi convince troppo semplicemente perché appunto ci sono delle cose più importanti di queste. Una in realtà che potrebbe essere ritenuta quasi già implicita appunto nella prima risposta, però la rendo esplicita come una possibile seconda risposta, e cioè la filosofia si pone a un livello superiore e in quanto tale può vedere l'unità delle cose. Perché l'unità delle cose? Ma semplicemente perché la distinzione del sapere in tanti campi ha i suoi enormi vantaggi, Tutto questo ha permesso appunto un progresso che altrimenti sarebbe stato assolutamente inimmaginabile. E però certamente c'è il rischio di non cogliere più l'unità delle cose. Ma potremmo anche dire l'unità della cosa, l'unità della realtà. Cioè vedere come tutto è collegato con tutto, vedere come tutto in fondo ha significati che si collegano. Vorrei sottolineare appunto ciò che ho detto in primo luogo, cioè che ci sia stata una separazione dei campi del sapere a posteriori sicuramente può essere ritenuto un'ottima cosa. Recentemente l'ultima volta, ieri l'altro, ho letto delle riflessioni sull'evoluzione dei sistemi di insegnamento, in particolare queste notizie che giungono dalla Finlandia, che forse come sapete per molto tempo è stata ritenuta la nazione più all'avanguardia dell'insegnamento, in cui sono già messi in opera degli esperimenti di fare scuola senza distinzione tra le materie. Non esistono più le diverse materie, ma esistono soltanto dei compiti, quindi a seconda del compito che si vuole raggiungere, poi dati che tradizionalmente erano sparpagliati tra le varie materie vengono riuniti. Realizzare qualcosa. Bene, non mi pare un'idea geniale questa, soprattutto quando poi alla fine si vede che il compito è pensato sempre appunto in una chiave che, per dire una brutta parola, si direbbe utilitaristica, cioè ottenere qualche risultato, qualche cosa.
in fondo, dicevo questo perché la separazione delle discipline in fondo ha mantenuto anche sempre in una maniera molto chiara il senso dell'autonomia di una ricerca fatta per la ricerca. Devo dire che finché la matematica è matematica non sarà mai trasformata né in tecnica commerciale né in conti per montare mobili IKEA, finché la matematica. Ecco, però ciò non toglie che malgrado tutto questo scopo importante e preziosissimo della distinzione tra i campi del sapere, certamente il rischio è che non si percepisca più unità. Ecco, allora si potrebbe dire, lo scopo della filosofia è dare questo sguardo su tutto, e permettere quindi anche in un certo senso di porre delle domande su tutto. La risposta giusta, in un certo senso sì, anche se se a mio parere rischia di rimanere un pochino astratta soprattutto nel momento in cui il discorso sull'unità, rischia fatalmente di diventare anche un discorso estremamente astratto. Estremamente generico, estremamente metafisico, ma Aristotele sarebbe d'accordo in che senso? Nel senso che la metafisica, dal punto di vista di Aristotele, ora esagero un poco, ma credo che Aristotele non si arrabbi tanto, è il discorso che fa comprendere la necessità di uno studio specifico della realtà. Che cosa sono atto e potenza? Cioè non è che sono delle realtà, è soltanto uno schema interpretativo sulla realtà. Finché poi non si dà un contenuto, le potenze rimangono soltanto dei termini analoghi. C'è allora una terza risposta che si potrebbe dare, la filosofia, di fronte a un mondo del sapere che ormai ha le sue regole, in realtà può utilizzare questo suo sguardo unitario fondamentalmente per fare critica. Cioè, ciò che all'interno di ogni campo può apparire e in un certo senso essere anche ovvio, a un livello superiore non lo è più. Esempi facili, la tecnica, certamente la tecnologia ha le sue regole, ha le sue finalità, ha i suoi obiettivi, ha le sue regole di sviluppo interno, ma tutto questo perché? Cioè, in un certo senso, a che cosa serve? Un giochetto che spesso ho fatto davanti a uditori non specificamente filosofici, no? Basta prendere una lavagna e cominciare a scrivere, a seconda dell'età poi dei presenti, si può cominciare in un modo o nell'altro, comunque, cominciamo con Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, direi, Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10, c'è bella evoluzione, certo. Poi domandina che si aggiunge subito, dunque siete più felici?
e lì scoppiano tutti a ridere, no? Proprio tutti a ridere, dice, ma non c'entra niente la felicità con questo. Bene, e con che cosa c'entra allora? Nel senso che, cioè, è più felice il computer allora. Ecco, è evidente che questo tipo di domande, anche così banali, ovviamente non hanno senso poste all'interno della logica tecnologica, hanno senso a un livello superiore. Oppure pensiamo ai tanti discorsi che si fanno sull'economia, no? L'economia ha le sue regole, no? Ha i suoi assiomi, ha le sue leggi. E però tutto questo a quale scopo, per quale finalità, con quale significato? Anche queste sono domande che vengono poste a un altro livello. Per non parlare poi di tutto quel tipo di domande che si inseriscono nei problemi dei cosiddetti fondamenti. Queste anche storicamente sono state delle domande molto importanti del Novecento, la questione dei fondamenti della sua matematica. Cioè che cosa realmente sta alla base di tutto questo? Qualche anno fa, da noi si iscrisse uno studente provenendo dal corso di laurea in matematica, e raccontò che il suo passaggio era dovuto semplicemente a questo, al fatto che un bel giorno chiese a un suo professore di matematica all'università: scusi, ma che cos'è un numero? E il professore rispose con un sorriso e disse: questa è una domanda che deve fare ai filosofi, non a me, perché alla matematica non interessa che cosa è un numero. E lui andò in segreteria e cambiò. Ecco, bene, che potremmo dire? Potremmo dire allora che dovunque, dire, vengono posti dei punti interrogativi, no? Su ciò che sembra ovvio ma non è per niente, su ciò che va, appunto, va messo in crisi, perché a volte no, possono esserci anche semplicemente dei principi che possano avere avuto senso in certe circostanze, ora non li hanno più ma si continuano a ripetere, no? Può esserci stato in altre epoche, non so, un certo imperativo dello sviluppo che aveva perfettamente senso, ma magari oggi lo ha di meno, non lo ha per niente, o lo ha al contrario. Ecco, dunque, si ha la capacità e la possibilità di porre questi punti interrogativi, beh, si sta facendo filosofia. E questa è la terza possibilità che voglio dire. Che però non è l'ultima ancora, perché a me pare che se si prende sul serio questa terza possibilità, e in fondo già gli esempi che ho fatto vanno in questa direzione, bisogna essere un po' più precisi, e cioè dire che alla fine uno dei ruoli più importanti che la filosofia può svolgere, appunto nella sua epoca di perdita del terreno, ecco, è la domanda sul significato umano delle cose. So benissimo che non è una risposta particolarmente originale questa, non è particolarmente originale perché in fondo, ecco, ho citato prima Husserl, se si leggono tante pagine di Husserl, seppure in una maniera come dire, molto più articolata e complessa, a me pare che la sua risposta possa riassumersi in questo modo, cioè trovare il significato umano delle cose. Ecco, e ciononostante, io credo che difficilmente Husserl poteva immaginare quanto questa risposta sarebbe diventata di gran lunga più importante qualche decennio dopo di lui, no? Lui certo scrive queste cose per esempio all'alba della Seconda Guerra Mondiale, no? Per esempio, ora noi siamo in un mondo che ha attraversato quindi due guerre mondiali, che tuttavia continua a essere in tanti luoghi in guerra, in un mondo in cui ci sono
come dire, tanti interrogativi sulla civiltà e sulle civiltà, sul loro futuro, sui possibili scontri o incontri, in cui anche i luoghi del potere sembrano così dislocati e irriconoscibili rispetto a una tradizione di secoli, no? Un mondo in cui la tecnologia non è più soltanto un campo delimitato e circoscritto per il bene dell'uomo, ma è una potenza trasformante enorme, no? Che certamente porta tantissimo bene e che tuttavia si fa sempre più fatica a controllare, no? A comprendere. Quindi, ecco, i problemi che Husserl poneva nei suoi anni certamente oggi sono moltiplicati, sono più importanti, più gravi, più urgenti. Ecco, e chi può porsi questi problemi se non la filosofia? Ma forse tutti, no? Cioè forse la filosofia non è affatto, non da sola in questo compito. Però certo, la mia impressione è che se la filosofia non si pone queste domande, questi problemi, le rimane ben poco da fare, insomma, le rimane ben poco da fare. Perlomeno se non pone i presupposti, se non elabora il tipo di discorso, se non sviluppa appunto quello spirito critico che permette di vedere tutto questo. Ecco, se non fa tutto questo, io credo che davvero rischia di restare soltanto una disciplina accademica dove si racconta ciò che è stato fatto nel passato e basta. Allora, detto questo, io vorrei terminare semplicemente cercando di interrogarmi allora su alcuni caratteri che deve avere appunto una filosofia che si interroga sul significato umano delle cose. Vorrei notare che volere una filosofia che si interroga sul significato umano delle cose, in fondo significa anche prendere atto di una circostanza quindi molto semplice, e cioè il fatto che se c'è un campo che molto meno di altri ha subito il rischio appunto dell'occupazione da parte di altri campi, bene, questo è probabilmente il capo dell'etica. Intendo dire che mentre si potrebbe dire che appunto ora di Dio si occupano i teologi, ora del mondo si occupano i fisici, ora dell'uomo si occupano gli antropologi, i sociologi, nel caso dell'etica un'alternativa simile non c'è. E qui intendo etica in un senso appunto abbastanza ampio, ma contemporaneamente spero preciso, cioè interrogarsi su ciò che le cose significano per gli esseri umani, quindi su ciò che significano il valore, la finalità, il senso che hanno per degli esseri umani. Bene, allora, appunto, una filosofia che si interroga sul significato umano delle cose, che cosa dovrebbe fare? Beh, tante cose, però scegliendo tra queste tante cose, me ne vengono di primo acchito in mente, per esempio, la mia quarta.
Allora, prima cosa, che apparentemente è banale, e però non lo è più tanto. Cioè, una filosofia che si occupa del significato umano delle cose, come dire, deve essere lenta. Deve essere lenta. Questo è un termine che va di moda in tante occasioni. Slow food. Credo che siano stati pubblicati sicuramente un po' di elogi della lentezza. Sì, tutto giusto. E questo sicuramente vale per il pensiero. Vale per il pensiero perché se c'è qualche cosa che impedisce, bene, la riflessione, che impedisce la comprensione, è il fatto di essere costretti o sentirsi costretti a dare immediatamente delle risposte. Gli esseri umani non funzionano in questo modo, semplicemente non funzionano in questo modo. Non funzionano in questo modo, certamente la filosofia con la sua abitudine a utilizzare come se fosse cosa ovvia delle idee o dei testi elaborati migliaia di anni prima, in fondo ha già una certa propensione alla lentezza. Ecco, io credo che tutto questo sicuramente è un valore che appunto che una filosofia che si interroga sul significato umano delle cose dovrebbe mantenere. Seconda caratteristica, una filosofia attenta al significato umano delle cose deve essere anche molto attenta al significato delle parole. C'è una celebre scena di un film di Nanni Moretti in cui Nanni Moretti si arrabbia con un giornalista, secondo me, e svolta dicendo: chi parla male pensa male e chi pensa male agisce male. Lì sicuramente sono un po' le manie di Nanni Moretti con i suoi personaggi, no? Però sicuramente c'è qualche cosa di vero, semplicemente perché la filosofia si fa con le parole. Tutti, la maggior parte degli scambi umani avvengono con le parole. Le parole sono il modo in cui gli esseri umani danno un nome alle cose, danno un significato, in cui si riscambiano, li discutono, li approfondiscono. Bene, una filosofia attenta al significato umano delle cose è necessariamente una filosofia che è attenta alle parole. Terzo punto, dunque, nell'elenco che ho fatto prima, lo spirito critico ho messo in terza posizione, dunque, come dire, in una posizione buona. Buona ma non ottima, perché vedo troppo la tendenza a interpretare la filosofia come soltanto il luogo delle domande. Qualche tempo fa lessi la presentazione di un nuovo libro di testo di filosofia per i licei che cominciava esattamente in questo modo: cari ragazzi, o qualche altra forma un po' meno ottocentesca, che cos'è la filosofia? La filosofia non dà mai delle risposte, la filosofia formula soltanto delle domande. Ora una dichiarazione simile per me è un buon motivo per andare oltre la pagina 1 del libro, anzitutto perché storicamente è completamente falso.
forse nel momento in cui si voglia presentare la propria filosofia è lecito, ma nel momento in cui si vuole presentare una storia della filosofia è falsissimo questo. Ma certamente si capiscono anche le origini, va bene, di questa mentalità. C'è la celebre pagina di Lessing, se Dio si presentasse, no, dicendo, ecco, in una mano ho la verità, nell'altra ho la ricerca della verità, io sceglierei la ricerca della verità e non la verità. Beh, può avere un senso questo, può avere un senso. La mia impressione però è che in un certo senso un atteggiamento di questo tipo può essere comprensibile laddove in fondo si posseggono già molte risposte, quindi in cui ci si possa permettere il lusso di dire io voglio soltanto delle domande, intanto le risposte stanno già lì. Le risposte stanno già lì, nel senso di, di una certa forma di vita personale, sociale, di vita politica, anche di tradizione religiosa, no, le risposte stanno già lì, mi occupo di far domande. E può avere un senso. Beh, questo attuale non è certamente il tempo in cui ci sono tutte risposte. Beh, certamente no. È un tempo che piuttosto ha tanti interrogativi, a volte vaghi, a volte incomprensibili, a volte mal formulati, e pochissime risposte. Bene, io ho l'impressione che se un tempo una filosofia che dava delle risposte poteva essere giudicata come presuntuosa, forse oggi una filosofia che non tenta di dare delle risposte dovrebbe essere giudicata paurosa, remissiva, e in fondo abbastanza oziosa, cioè una forma di hobby. Ovviamente le domande rispetto alle risposte hanno un grandissimo problema. Il problema è questo, che le domande sono sempre giuste, ma le risposte sono spesso sbagliate. Quindi è chiaro che formulare delle risposte significa arrischiarsi a dare delle risposte, no? Ma significa anche in fondo rivalutare quello spirito che è così tipico della storia della filosofia, che è accettare il dialogo, accettare la confutazione, cioè mettere sul tappeto qualche cosa sulla quale si possa su quale si possa dire sono d'accordo o non sono d'accordo per questo motivo o per un altro. Ma certo, se riteniamo che l'unico scopo della filosofia sia ripetere all'infinito qual è il senso dell'essere, ma certamente non sbaglierà mai, è una domanda giustissima questa. Il problema è cercare di dare qualche risposta che certamente può essere sbagliata, no? Può essere sbagliata. Ecco, piccola nota a piedi di pagina, forse questo è un aspetto che la filosofia può imparare per esempio dalla filosofia della scienza, cioè in fondo uno dei caratteri della scientificità è dare la possibilità di una confutazione. Una filosofia che continua solo a far domande è inconfutabile, ma quindi ahimè ha un valore conoscitivo. Quarto e ultimo punto, che in buona parte è legato a ciò che dicevo prima sul carattere incancellabilmente filosofico dell'etica. Una delle cose che oggi vengono più chieste a tutti i livelli, no? Ma devo dire anche nelle interviste più banali che vengono fatte, su temi politici, sociali,
è la previsione. Secondo lei che cosa avverrà? Che cosa prevede che avverrà? Bene, si tratta di una cosa abbastanza curiosa. Abbastanza curiosa perché? Perché con tutte le sfumature che dobbiamo mettere, però fondamentalmente fare delle previsioni sui fatti umani significa dimenticare quel piccolissimo particolare della libertà umana, ovviamente. E questo è ciò che istintivamente noi sappiamo bene in qualsiasi rapporto umano. Perché? Perché in qualsiasi rapporto umano, in qualsiasi dialogo, in qualsiasi incontro, noi cerchiamo di modificare ciò che l'altro farà, ciò che l'altro dirà, ciò che l'altro penserà. Quindi lo facciamo sulla base dell'ipotesi che dall'altra parte c'è una libertà che può scegliere sulla base di nuovi dati che io gli sto fornendo. E dall'altra parte so benissimo che le probabilità di insuccesso dei miei tentativi, vedete, ci sono e sono legate esattamente alla libertà. Beh, insomma, assolutamente ovvio, questo fa parte di ogni comportamento umano. Ecco, ora è curioso che a un certo livello sembra quasi che tutto questo venga dimenticato, no? Venga dimenticato, allora. Chi sarà il prossimo primo ministro? Non prevediamo. Questo dipenderà da come gli italiani liberamente lo voteranno, da come i candidati non liberamente parleranno, e da come si incontreranno alla fine di queste libertà. Quindi semplicemente non è prevedibile. Non è prevedibile. E in generale le cose umane non sono prevedibili. Ecco, sottolineo questo perché sarebbe grave allora che una filosofia attenta al valore umano delle cose cercasse di imitare ciò che invece nelle scienze naturali è perfettamente lecito al suo centrale, cioè prevedere che cosa avviene. In fondo le leggi naturali servono, diciamo, proprio a questo, tutta la tecnologia si fonda completamente sul fatto che gli eventi naturali sono prevedibili. Insomma, se mi fido di quell'interruttore della luce perché insomma, la corrente, gli elettroni, tubi al neon, insomma, hanno un comportamento prevedibile, no? Gli esseri umani non hanno un comportamento prevedibile in questo senso, no? In questo senso, perché c'è sempre la variabile della libertà e potremmo aggiungere la variabile della responsabilità, la variabile dell'incontro, la variabile degli affetti, aggiungiamo tutto ciò che vogliamo, tutto che per così dire è investito e trasfigurato dalla libertà. Bene, questo è importante allora perché significa che una filosofia attenta al significato umano deve prevedere, ma piuttosto, se mi permettete il termine che uso un po' malvolentieri perché è un po' troppo a volte utilizzato con enfasi retorica, ma dovrebbe fare un pochino di profezia nel senso biblico, cioè la profezia che non è nel indovinare il futuro, ma nel dire qualche cosa sul presente per cercare di cambiare. Ecco, dire qualche cosa sul presente per cercare di cambiare. Insomma, quindi una filosofia che si prende del tempo, che attenta alle parole, che rischia di dare delle risposte e che tenta di cambiare il mondo, gli uomini. Ecco, tutto questo, per ritornare al punto di partenza, è una sorta di inutilità,
Bene, è una sorta di utilità, perché allora ciò che starebbe a cuore è uno strato, ecco, di realizzazione umana che certamente non è funzionale a nient'altro, no? Non è funzionale a nient'altro, perlomeno nella misura in cui campianamente gli esseri umani sono sempre anche fini e mai soltanto mezzi. Ecco, però credo che dicendolo in questo modo l'inutilità viene anche riscattata dal suo carattere da un'impressione di aristocrazia, ecco, cioè dato che facciamo cose inutili non disturbateci e lasciateci portare avanti i nostri studi belli che ci divertono, perché anche questo in un certo senso è importante, perché si tratta di una sottolineatura della libertà del sapere, però probabilmente appunto oggi ci sono anche tante cose sulle quali la filosofia può intervenire in un certo senso rendendosi utile pure nella sua funzione.